No, noi ce l'abbiamo, no, ringraziando noi ce l'abbiamo, eh. Non si sa se a terra, ma parti parti. Parti parti sì. Prego, prego. Quello cambia poco. L'importante è che a terra. Ti porta? Visto il manovro di aereo, può essere la trasferta del decollo? Speriamo, speriamo. Speriamo che lo sia, perché adesso ci accingiamo a giocare due partite in trasferta contro due squadre, tra le altre cose, che stanno lì con noi, quindi dobbiamo fare bene. Non voglio entrare in altri discorsi, dobbiamo fare bene, punto e basta. Questo è il discorso che mi preme più sottolineare. Mister, chi teme e cosa teme dello Spezia? Ma lo Spezia, a mio avviso, è una delle squadre migliori del campionato per quello che riguarda la rosa. È una rosa molto, molto omogenea, ben distribuita, hanno qualità, hanno fisicità, hanno aggiunto due o tre giocatori nel mercato di riparazione di notevole caratura. Quindi la reputo una delle squadre più importanti di questo campionato. E quindi sì, ma in generale un po' tutti, è una squadra che comunque si è rinforzata con Fabbrini, che è un giocatore di grande talento, ha preso Giannetti del Cagliari, ci aveva dentro già giocatori importanti. Quindi diciamo, al di là dei singoli che sono comunque importanti, mi concentrerei più sull'aspetto squadra, che è veramente una squadra di notevole caratura. Si è parlato tanto negli ultimi tempi del problema trasferta e abbiamo tutti tante parole che si sono spese. Il problema è che adesso siamo arrivati ad un punto in cui fa caldo pure oggi. Oltre al fatto che giochiamo due partite di seguito fuori casa, giochiamo contro due squadre che sono due punti dietro di noi. Quindi a questo punto è la matematica che dice vai fuori, però poi magari rientri. Noi eravamo fuori tanto tempo fa, per tanto tempo siamo stati fuori, poi siamo stati capaci di rientrare dentro, non siamo più usciti. Io credo che, ma perché andiamo sempre a sottolineare quello che può succedere in negativo e mai quello che può succedere in positivo? Abbiamo sottolineato per esempio la partita, che non è stata bella, sono il primo io a dirlo, dell'altra sera, insomma, non abbiamo fatto una buona partita, specialmente nel primo tempo, avevamo 2000 problematiche, però siamo riusciti a vincerla ugualmente. E io credo che forse andava più sottolineata sta cosa, che sta squadra, nonostante le emergenze, nonostante i contrattempi, abbiamo perso probabilmente il giocatore più importante per noi della squadra, senza togliere nulla a nessuno, ma chiaro, a noi se ci manca Brienza ci manca tanto, ma tanto, per quello che riguarda il discorso qualitativo e di gioco. C'avevamo Floro Flores a mezzo servizio, tant'è vero che poi si è fatto male. C'avevamo dei giocatori fuori. Abbiamo comunque una partita tribolata con un aspetto, tra le altre cose, da non sottovalutare, che era l'aspetto ambientale, che non era serenissimo, ma io non vado sicuramente a imputare nulla alla gente. La gente, chi viene allo stadio e fa il biglietto, è libera di comportarsi come meglio crede. È chiaro che questa cosa a noi non ci aiuta, però non fa nulla. Noi dobbiamo attrezzarci per fare bene anche in quelle circostanze. Primo tempo non ci siamo riusciti, secondo tempo leggermente meglio, sicuramente non è stata una partita esaltante, però hai vinto 2-0, noi nove giorni prima avevamo fatto una partita qui in casa col Novara, incredibile, che in Serie B se ne vedono poche giocate così, eppure non siamo riusciti a vincerla. Però è stato sottolineato più l'aspetto negativo di aver giocato, insomma, non benissimo, sicuramente bisogna ammetterlo, però abbiamo vinto. Io ai ragazzi cosa gli posso dire? Questi ragazzi qua con me abbiamo fatto un girone intero abbiamo fatto dopo la partita di Latina, e in questo girone, nonostante infortuni, squalifiche, giocatori persi perché non hanno ammesso di aver fatto fallo di mano, per esempio Bascia, mi ricordo, che ci mise nei casini, abbiamo giocato delle partite senza nemmeno un difensore in panchina, delle partite senza nemmeno un centrocampista in panchina, abbiamo cambiato spesso sistema di gioco, ci siamo dovuti adattare una cosa all'altra, vado a vedere 34 punti, ma 34 punti sono tanti per quello che abbiamo noi vissuto, per la storia anche del Bari di quest'anno, perché la storia di quest'anno del Bari è abbastanza chiara, è una squadra che è partita in grave ritardo rispetto alle altre contendenti, ha cambiato società, ha rischiato un fallimento, si è dovuta riattrezzare, ha cercato di cambiare qualcosa a gennaio e purtroppo dei giocatori che abbiamo preso a gennaio, ma quanti ne abbiamo utilizzati noi alla fine? Tre, con continuità, che poi il resto, chi per un motivo, forse quattro, ma anche Salsa hanno avuto dei problemi, però chi per un motivo, chi per l'altro sono stati più fuori che dentro, quelli che abbiamo utilizzato di più sono stati Floro Flores e in qualche circostanza anche a mezzo servizio, Macek, Salzano, come dicevo appunto, e Galano, e il resto li ha visti. Quindi 2 miliardi di difficoltà, 2 miliardi di cose, però stiamo sempre andando a cercare un pochettino il pelo nell'uovo. Io credo che in questo momento
bisognerebbe stare un po' più vicino alla squadra, perché sta cercando di fare qualcosa che il 7 novembre era forse sperato, visto e considerato che eravamo 13esimi, 14esimi, eravamo più vicini ai play-out che ai play-off. Hanno camminato, ci stiamo uscendo, la domanda che mi fai tu è legittima ed è giusta, ci mancherebbe, però va a guardare sempre una negatività, invece magari sarebbe stata più bella, dimmi, perché se vinciamo queste due partite, siamo ancora in corsa per andare ad attaccare il quarto o il quinto posto, sarebbe stata un po' più di positività. Io capisco che Chiabani negli ultimi anni purtroppo ci sono state delle vicissitudini anche extracalcio che hanno un po' turbato l'umore, e lo capisco benissimo e sono solidale con voi, però capo, un po' più di positività, lo so, se perdiamo siamo fuori, poi se vinciamo in casa con Verona può darsi che rientriamo dentro, poi può darsi che riusciamo fuori, poi può darsi che rientriamo dentro, poi vedremo il 19 maggio quello che saremo riusciti a fare e ce ne faremo una ragione che dobbiamo fare. La domanda è più o meno questa, cioè queste due partite sono importanti, non sono decisive di nulla, perché ti ripeto, può darsi che vai lì e vinci, può darsi che vai lì e perdi, se perdi probabilmente sei fuori ma sei a un tiro di schioppo e poi puoi rientrare dentro, poi puoi riuscire fuori. La classifica è talmente corta e talmente soggetta a cambiamenti di posizione che va giocato, così come il discorso che facevamo quando è stato l'altro giorno, insomma, quando parlavamo della Spalle che aveva il match point in casa con il Frosinone e ora invece si ritrova a lottare per il Verona, sembrava che aveva risolto i problemi e invece poi ha perso in casa. E il campionato è molto equilibrato, è molto strano, insomma, giochi con le squadre che stanno a lottare per retrocedere, oggi è l'inferno, vedete il Perugia che dopo 5 minuti 2-0 e ha pareggiato la partita a due pari e Perugia non poteva fare un pensierino a una posizione più. È tutto così, è tutto molto fluttuante, ci vogliono calma e nervi saldi. Sì. Sì. Valvetano un po' i casi e concedono qualcosa, quindi forse bisognerà fare delle partite accorte e sfruttare. Noi. Questo andrebbe fatto sempre, onestamente, è chiaro, in questa circostanza ancora di più. Noi abbiamo un discorso ora a livello psicologico che un po' ci condiziona fuori casa, questo è poco ma è sicuro. Dobbiamo cercare di venirne fuori, insomma, di superarlo, perché io credo che una squadra come la nostra ha le possibilità per fare bene anche fuori casa, basta avere più attenzione, basta fare le scelte giuste nei momenti decisivi della gara, insomma, leggere bene le situazioni, perché noi ci siamo complicati la vita anche per degli errori, insomma, un po' banali, che ci abbiamo messo veramente del nostro. Mi riferisco per esempio all'ultima partita, che abbiamo fatto degli errori sul gol loro, ma se non avessimo fatto quegli errori lì, che sono evitabilissimi, probabilmente la partita non l'avremmo mai persa, perché non credo che la Provercelli era in grado di poter vincere la partita in quella gara se noi non avessimo fatto mezzo errore, un errore abbiamo fatto, quindi dobbiamo stare più attenti, è chiaro, perché dopo fuori casa che succede? Che in questo momento se facciamo una piccola sciocchezza siamo subito castigati, magari in casa no, perché per esempio l'altra sera con la Dina abbiamo fatto un paio di errorucci, specialmente nel primo tempo, però siamo passati indenni, poi dopo siamo riusciti ad andare in vantaggio, abbiamo raddoppiato, perché il calcio è così, insomma, vive anche di attimi. Beh, sono dei percorsi un po' diversi, Maniero convive dall'inizio dell'anno con cacciacchi, accecchetti, problemini, insomma, a volte ha stretto i denti, per cui è chiaro che ha giocato però con un po' più di continuità rispetto a Rajčević, che invece nella prima parte del campionato ha giocato molto poco, quindi sono due giocatori che sicuramente non stanno al top della condizione, ma che però devono cercare di trovarla, perché in questo momento ne abbiamo bisogno.